Il governatore De Luca, al termine del vertice dell'unità di crisi, durante il quale gli esperti hanno tracciato un quadro poco confortante per l'aumento dei contagi in tutta la regione, che stanno interessando anche bambini e ragazzi che frequentano la scuola, non ha preso alcuna decisione. Il governatore è per la didattica a distanza, ma non firma alcuna ordinanza e la questione in tutta la sua complessità finisce nelle mani dei sindaci. Da tempo sono abituato ad assumermi responsabilità e anche ad adottare scelte, decisioni, rispettando chiaramente il mio unico obiettivo, cioè salvaguardare la sicurezza e la salute della mia comunità. Da questo punto di vista posso dire che al momento il numero dei contagi che si registrano in città, per fortuna, è ancora limitato, frutto del grande lavoro che sta svolgendo l'intera comunità, al di là di qualche piccolo episodio che abbiamo registrato nel weekend e per cui ho chiesto ai ragazzi e a tutti i miei concittadini un'attenzione maggiore nel prossimo weekend. Al di là di questi episodi devo dire che gli avellinesi si stanno comportando molto bene, poi il grande lavoro che stiamo svolgendo su Campo Genova, questo screening di massa sta funzionando, sta dando grandi risultati e quindi per quanto riguarda le scuole fino alle medie, al momento non presentano dati che possano giustificare una ordinanza di chiusura. Per le superiori invece continuiamo sulla strada che ho imboccato da qualche settimana, cioè la presenza di circa il 70% di studenti che frequentano le nostre superiori e che provengono dai paesi non ci consentono di aprire in sicurezza le scuole superiori, manca uno screening e quindi in assenza di queste certezze continuerà la DAD. Sindaco, per quanto riguarda il fine settimana, il tempo dovrebbe dare una mano a far stare le persone a casa, ma lei comunque ha intenzione di prendere qualche provvedimento? Ma guardi, il tema non è solo il tempo, nel senso che magari in questo weekend ci aiuterà ad evitare assembramenti. Quello che serve è la cosa che hanno sempre dimostrato fino ad oggi i miei concittadini, senso di responsabilità, maturità. Dobbiamo evitare di vanificare il grande sforzo che da un anno a questa parte tutti insieme stiamo facendo, anche affrontando sacrifici, superando difficoltà, andando incontro a privazioni e quindi al di là di quello che accadrà in questo weekend, l'importante è che anche nei successivi ci sia attenzione e si evitino assembramenti pericolosi.